Due volte ancora una gran rete di Marino e il giovane Moretti valgono il poker del Martina ai danni dello Stuni in un allenamento congiunto al Tursi, in attesa dello start ufficiale della stagione di eccellenza pugliese. Da un lato la formazione di Pizzulli, dall'altro quella di Corrado Cotta, che a differenza dei biancazzurri verrà inserita nel girone A di eccellenza pugliese. Passano 10 minuti ed è Cristiano ancora a pescare dal cilindro la rete dell'1-0 per il Martina, si accentra e infila nel 7 il gol del vantaggio. Al minuto 33 arriva la risposta dello Stuni su palla inattiva. Zizzi mette i brividi a Cocozza. Allo scadere della prima frazione, al 44esimo, Blažević si divora la rete del 2-0, che però arriva al minuto 12 del secondo tempo. Ancora conquista e trasforma il rigore del 2-0, implacabile dal dischetto. Al 30esimo, ecco il sigillo decisivo. Marino sfrutta un errore da parte del portiere gialloblu ed è 45 metri, ricordando Dejan Stankovic, fa 3-0. In chiusura c'è spazio per il poker del giovane Moretti che a 5 minuti dalla fine fissa il risultato sul definitivo 4-0. Finisce così al Tursi una sfida intensa e vera. Tra una settimana esatta sarà il tempo di impegni ufficiali: Martina contro Massafra per la Coppa Italia Dilettanti e Mola contro Ostuni, e lì non si potrà assolutamente sbagliare.